Ragazzi, ma voi avete un prete schifoso che suona le campane sin dalle 7 del mattino e ti fa svegliare? Cioè, si sentono pure da qua, ascoltate bene. Beh, si sentono, a parte mi pare che parla che stai smart working, però, cioè, come cazzo? Gli abbiamo. Se sto prete praticamente sta in guerra con tutta la nostra famiglia. Vi racconto sta storia. Praticamente, un giorno, mio padre. Per l'ennesima volta che si è svegliato alle 7 domenica mattina. Siamo andati dal prete, cioè in realtà lui è solo andato dal prete. Praticamente ha fatto una specie di rivolta, si è portato pure mio zio e un altro po' di familiari. Tipo gli striscioni, gli ha portato basta campane. E la gente, diciamo, ci dava anche ragione, perché questo è uno che non ascolta niente nessuno, è un idiota totale. E praticamente, diciamo. È stato uno shock per lui, però ovviamente che cosa ha fatto? Se ne è sbattuto il pisello. Cioè, io solo a pensare a st'uomo mi viene il vomito. Cioè, per lui Cristo prima di ogni cosa. Oh, ma i non credenti ci pensi, porco due. Boh, io veramente sono scioccato. Devo raccontare questa storia perché è incredibile. Cioè, questo continua, lo stiamo minacciando, a modo di mettergli le carriole di merda vicino alla chiesa. Te lo giuro, pure, questa cosa invece non l'abbiamo fatta, però ci abbiamo pensato. Però questa non so se la facciamo, perché mi sa che è anche punibile penalmente. Però vabbè. Vabbè, questo lo volevo dire. Mi fa troppo incazzare sta cosa delle campane. Però vabbè, durano poco, a volte non mi sveglio. Vabbè, mo arriva lo shorts blu girl.